Ciao a tutti e benvenuti al primo book haul che registro per questo canale. Prima di farvi vedere il bottino, e quale bottino signore, volevo un attimo raccontare com'è andata. Sabato sono andato al libraccio, come mia buona abitudine da qualche anno, per risparmiare ma anche per riuscire a ripescare un po' alcune rarità che magari sono uscite dal circuito librario da qualche tempo. E stavo in realtà prendendo un paio di libri di Turgenev, ne parlavo nella review dei libri di agosto. Avevo letto un libro che era un remake di Turgenev, mi è venuta la curiosità di leggere questo libro che è Primo Amore. L'avevo trovato, e ho trovato anche un vecchio omnibus Grandi Classici della Mondadori di Turgenev, che raccoglieva 3 o 4 libri, tra cui Padri e Figli e Il cacciatore, mi sembra, non vorrei dire una minchiata con questo titolo qua, sparato a caso, e li avevo in mano. Mentre andavo alla cassa, giro un angolo e mi ritrovo questo libro qua, proprio dietro l'angolo. E a parte la copertina orribile che adesso andiamo a esaminare insieme, sono rimasto un attimo interdetto perché leggo Saghe e leggende celtiche con una copertina che io non conoscevo. Mi è impiegato qualche secondo a capire che era un libro che io stavo cercando da più di 10 anni, che era stato riedito da Mondadori nel tempo, ma è che è parecchio che non stanno ripubblicando. A quel punto posso, di fronte alla scelta, prendo Turgenev, che è per soddisfare una mia curiosità ma che posso trovare tranquillamente in biblioteca, o arrafo finalmente il libro che sto cercando da 10 anni, ho mollato Turgenev e ho preso su questo. D'altronde sono scelte, il budget è sempre limitato, non può essere assoluto. Mentre giro l'angolo riesco a trovare, sull'angolo dello stesso scaffale, questo, che è un altro libro che stavo cercando da tipo 5 anni, che, come avevo detto su The Name Book Tag, era un cofanetto che cercavo da tempo, da quando avevo preso in mano Ledda e mi è venuta la curiosità di leggere altre versioni delle saghe islandesi. E quindi, quale fortuna, c'è, cioè, ogni tanto capita anche a me. Quindi allo stesso prezzo dei libri di Turgenev, che a questo punto rimando a un prestito bibliotecario, sono riuscito ad arraffare 2 rarissimi cofanetti che cercavo da un sacco di tempo. Adesso andiamo a vedere il loro contenuto. Incomincio da antiche saghe nordiche, che stavo cercando, come ho detto, da meno tempo dell'altro. È una edizione della Oscar Grandi Classici vecchio stile, quelle che giravano nel 97, quelle un po' telettate, di cartoncino semplice di brossura. Purtroppo il libraccio genialmente ha messo il prezzo qua anziché sotto, e di solito questi adesivi sono abbastanza forti, quindi non rischio di toglierlo per non strappare la teletta, che mi sembra abbastanza delicata. Andiamo a vedere il contenuto. Allora, abbiamo il volume primo, a cura di Marcello Meli, e contiene una prefazione, vabbè, mi sembra di dire cose ovvie. Andiamo all'indice, che dovrebbe essere in fondo. Perfetto. Volume primo, abbiamo la saga di Ervor, spero che si pronunci così, di cui non conosco nulla. Perfetto, si impara sempre qualcosa di nuovo. La saga dei Volsunghi è l'altra fonte dei Nibelunghi, e i Nibelunghi hanno queste fonti qua, hanno la saga dei Volsunghi, che è di origine islandese, e c'è un paio di poemi anche all'interno dell'Edda, e poi c'è la versione germanica, di cui magari parlerò in futuro. Poi abbiamo la saga degli uomini delle Orcadi, questa in realtà ce l'avevo già e l'ho fatto figurare anche nel video della libreria, perché l'ho girato prima di questo. Questo è stato un video un po' improvviso da fare, però va bene, non importa, fa niente, l'avevo pagato 3,62 euro,
L'avevo preso mesi fa, non l'ho ancora letto, però a fronte di beccare Antiche Saghe Nordiche, che era quello a cui tenevo particolarmente, anche un doppione va bene. Poi magari rimetterò sul mercato il libro singolo. Poi nel volume 2 abbiamo la saga di Egil, che è quella di cui parlavo sempre nel tag, è la saga di Egil il Monco. Che ho già nell'edizione per i tipi della Iperborea, però non sono sicuro che sia esattamente la stessa edizione, perché qui non parla di licenze, non parla di licenze nel colophon, e quindi forse è un'altra versione, comunque sicuramente un'altra traduzione, per cui è passato anche del tempo, non me la ricordo bene, penso che la leggerò con gioia. E poi abbiamo la saga di Njal. Ovviamente la pronuncia del mio nordico non esiste perché non lo so, quindi chi volesse correggermi è il più che benvenuto. Questo è sicuramente per gli appassionati come me di mitologia nordica, facendo un po' il paio anche con il volumone. Il volumone di Gianna Chiesa Isnardi, Miti Nordici, che aiuta al commento della cosa, sicuramente mi farà molto piacere leggerlo. E passiamo al colpo grosso del book haul di sabato. Saghe e leggende celtiche a cura di Gabriella Agrati e Maria Letizia Magini. Allora, queste sono le curatrici delle edizioni anche di Chrétien de Troyes, di Mellori, e del ciclo bretone in generale, che sempre vedrete nel prossimo video che ho posticipato. Saghe recenti celtiche lo cercavo da anni perché purtroppo non l'hanno più riedito da parecchio. Adesso questa è un'edizione del 1990 ed è una ristampa dell'edizione del 1982. Avrei preferito ovviamente che Mondadori si fosse data una svegliata e le avesse ripubblicate nella collana classici, quelle nere per intenderci. Invece decise una decina d'anni fa di pubblicarle in Oscar Varia, un po' per montare l'onda del successo del Signore degli Anelli e per spacciarlo insomma come una specie di fantasy. Aveva fatto anche una copertina molto fantasy, N cioè nel senso, nulla di offensivo nei confronti del fantasy. Io adoro il fantasy. Intendiamoci, non mi piacciono queste operazioni commerciali per cui ti spacciano delle leggende vecchie di 1500 anni per del fantasy. Questo no, non mi sta bene. Questa non è un'edizione bellissima perché allora gli Oscar li facevano abbastanza bruttini. Infatti, ha questa cornice color violetto che è un po', insomma, un po' kitsch. E purtroppo noto adesso che ha preso una botta e quindi sicuramente anche il volume dentro avrà preso la sua ciacata. Fa niente perché tanto è veramente introvabile e a questo prezzo qui l'ho pagato 8 euro, va benissimo. Che cosa contiene Saghe e leggende celtiche? Contiene la saga irlandese di Cuchu Colin, che intendiamoci, forse sto sbagliando la pronuncia, poi mi informo e magari lo metto come annotazione o come nota nella descrizione. È la saga dell'Ulster, cioè dell'Irlanda del Nord, ed è un ciclo mitico molto ben conosciuto nella letteratura irlandese. Ci tenevo tantissimo ad averlo. Non si trovano altre edizioni a parte una recente edizione della Razzia del Bestiame di Cullenge, che è stata edita qualche anno fa per Edizioni Mediterranee. Però hanno pubblicato soltanto questa porzione qua della saga di Cuckoo Colin. Non c'è tutto il resto, mi interessava averla completa. Sono contentissimo di essere riuscito a trovare finalmente questa saga. La cercavo da veramente i tempi del liceo, credo, da quando ne ho saputo l'esistenza. Poi abbiamo i racconti gallesi del Mabinogion. Il Mabinogion è anche questa una raccolta di leggende gallesi, ovviamente, come dice anche il titolo. Che invece è facilmente reperibile nella sua edizione a cura di Lady Charlotte Guest, che è l'edizione classica di metà 800 in inglese. Questo libro è proprio la traduzione di quell'edizione lì di Lady Guest.
Però l'inglese di metà 800, insomma, ha le sue difficoltà, non è scorrevole come un inglese contemporaneo. E mi sembra che questa edizione, che tra l'altro come l'altra presenta, vabbè, anche la cartina del Galles con i luoghi della leggenda, mi piace molto. Stavo dicendo, questa traduzione mi sembra che ammoderni abbastanza l'inglese ottocentesco in un italiano piuttosto scorrevole, quindi sicuramente fa piacere poter leggere in un italiano scorrevole un testo che altrimenti avrebbe presentato delle difficoltà non tanto intrinseche quanto semplicemente di traduzione datata. Non so davvero che dire, questa è quella che, se mi permettete l'inglesismo, è una autentica botta di culo. Ci vediamo al prossimo video in cui voglio farvi vedere la mia libreria, però l'ho già registrato, quindi non vedrete questi due libri nuovi. Poi magari più in là farò il book haul sugli ebook del mese. Quindi tenetevi aggiornati che pubblicherò qualcosa sicuramente entro breve. Ciao, grazie a tutti.